Incidente shock sulle strade. Perde la vita il noto volto di YouTube. La notizia della morte del giovane, aveva 18 anni, ha sconvolto il mondo intero. Trevor Eichmann, youtuber meglio noto con il nickname Mxkille, è deceduto in un tragico incidente in autostrada provocato proprio da lui. È successo a San Diego, in California. Il giovane, all'anagrafe Trevor Eichmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco Counter-Strike, Global Offensive e per la progettazione e la vendita di contenuti personalizzati, o skin, online. Ma cosa è successo? Qual è stata la dinamica dell'incidente? Secondo quanto riportano i media americani, Eichmann era alla guida della sua McLaren 650S e viaggiava a oltre 160 km all'ora. Oltre ad andare velocissimo, poi, andava a contromano. Sulla Interstate 805 Rodzi è scontrato contro un SUV a bordo del quale c'erano una donna e la figlia che sono morte sul colpo. Una vicenda terribile, che fa venire i brividi. Punto. La donna e la figlia, di 43 e 12 anni, sono state come Aileen e Ariana Pizzarro. A confermare la loro morte è l'altro figlio di Aileen, Dominic, che su Facebook ha scritto: "Vi amo tanto, continuerò a rendervi fiere di me ogni giorno". Mi mancate così tanto. Ma quella di Aileen non è l'unica auto rimasta coinvolta nell'incidente, che è accaduto alle 16. ora locale. In tutto sono rimaste ferite 8 persone. Da quel che riporta Fox 5, mezz'ora prima del tragico incidente, una McLaren era andata a sbattere contro la recinzione di una scuola elementare. Punto. È ancora da capire se si tratti dell'auto di Eichmann. Sotto shock, ovviamente, anche gli amici e i fan di Mxkille, che hanno scritto moltissimi messaggi per il loro idolo. Eri davvero il mio migliore amico, ma come hai potuto fare quello che hai fatto? Degli innocenti hanno perso la vita. Ti ho adorato, grazie per il meraviglioso tempo insieme. Qualcuno non lo perdona. Guidava una McLaren in contromano, non so quanto io possa essere solidale con lui. Mxkille, alias Trevor Eichmann, poteva contare su un canale di YouTube di circa 900.000 iscritti e aveva realizzato uno store che vendeva contenuti da utilizzare per i giochi online. Da 5 mesi, però, il suo canale YouTube è risultato inattivo, pare lo avesse venduto a una cifra esorbitante. Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze di alcuni amici, Trevor Eichmann soffriva di disordini mentali.